benvenuti alle ultime notizie sportive di oggi. Juventus, un cambiamento epocale annunciato dalla FIFA, che avrà già luogo nel 2025. Tutti i dettagli della nuova competizione. Stando infatti all'ultimo annuncio FIFA, ciò che potrebbe succedere già dal 2025 rappresenterebbe un vero e proprio cambiamento epocale per il calcio a cui, fino ad ora, eravamo abituati. Secondo, infatti, quanto rilasciato dal presidente Infantino potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione sportiva. La nuova Coppa del Mondo maschile che si disputerà nel 2025 avrà ben 32 squadre, ma la novità sarà un'altra. Nuovo mondiale da 32 squadre, svolta dalla FIFA. La nuova Coppa del Mondo per club maschile che si svolgerà nel 2025 e vedrà la partecipazione di ben 32 squadre. Il torneo con 32 partecipanti per diverse nazioni del mondo andrà avanti, rendendolo, quindi, come, effettivamente una Coppa del Mondo. Un annuncio che stravolge il calcio per come eravamo abituati. Adesso, la nuova Coppa del Mondo sarà ancora più competitiva e ricca di squadre. In questo già insolito mondiale d'inverno abbiamo visto delle squadre inaspettate arrivare già molto lontano nella competizione, basti pensare anche al Marocco che ha già scritto la storia della propria nazione facendo conoscere anche alcuni giocatori al pubblico generalista sconosciuto. Ebbene, il sogno, adesso, è quello di poter permettere a più nazioni al mondo di emulare quanto successo proprio con la squadra africana. Una competizione che, come spesso accade, avrà diversi milioni di persone a seguire i match che cambieranno il corso del tempo. Adesso, in questo Qatar 2022, siamo alla fine. L'incontro decisivo tra Francia e Argentina, che vede, peraltro alcuni titolari bianconeri fra le cerchie delle due squadre, avrà il suo verdetto proprio alla fine di questa settimana. Una sfida da cardiopalma che potrebbe incoronare nella storia un giocatore come Messi che a questo punto raggiungerebbe proprio Maradona, nel caso riuscisse ad alzare la coppa tanto ambiata e desiderata da qualsiasi giocatore professionista del mondo del pallone. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.